Racconta anche del serpente. Sì. Dunque, un giorno eravamo insieme a un gruppo, eravamo diciamo un certo numero, 6 o 7 persone, e eravamo andati al seguito di questi indios nell'interno della giungla, e in fila indiana percorrevamo diciamo questo percorso noto solo a loro, perché noi non eravamo in grado di capire che dove stessimo andando. Insomma, sa di fatto che sul terreno diciamo che era pieno di foglie cadute da non so quanti decenni, insomma un posto non si capiva diciamo quello che c'era. A un certo momento io passo e uno dietro di me mi dice: guarda, c'è un serpente a te. Io mi giro e effettivamente vedo questo serpente che sta dietro di me a 3-4 metri, che si sta alzando da terra, un bel serpentone di una certa dimensione, e in quel mentre arrivano gli indi, diciamo le guide, diciamo così, che arrivano che dovevano scortarci da dietro. Vedere questo serpente e squagliarsela è stata una cosa che... Era un momento, serpente molto veloce. Io in quel momento, per avvicinare al serpente, incuriosito, perché non è detto che siano per forza velenosi, invece lo erano. Era veramente... Sono spariti di corsa. Questo mi ha soffiato contro, ma per dire non ti avvicinare. E io ho detto va bene, non se ne parla neanche. Gli ho dato retta, non è perché poi questo spaventato forse più di me si è allontanato rapidamente. Per dirci. Ti interrompo un attimo per dedicarmi a Galliero, perché se Diso va nell'Amazzonia e affronta serpenti e beve l'acqua del rito degli Amazzoni, Galliero Ferri è uno sportivo, è un noto canoista che fa viaggio per i torrenti e cascate tutto quanto, e va in mare, fa windsurf. Ci sono almeno due episodi da raccontare, uno lo racconta lui, uno lo racconto io. Dovete sapere che vabbè, lui è un grande copertinista e lo sappiamo. Quando qualcuno fa una copertina di un fumetto come Zagor, come Mr. No, come sempre questi eroi affrontano delle situazioni incredibili, lottano con i serpenti, lottano con i coccodrilli, lottano contro gli alieni, la copertina è sempre un'impresa straordinaria, no? A lui gli mancano gli alieni, ma il resto no, allora, recentemente c'era stata una copertina dove si vede, io l'ho spiegato, guarda, allora la copertina che avevo scelto con Sergio da fare è questa, c'è Zagor che affronta con la canoa una cascata, cioè la canoa è andata fuori dalla cascata e sta quasi per fare il salto con Zagor dietro che si dà questo deve disegnare. Risposta di Galliano Ferri: ah sì, l'ho fatto tante volte. Sta sempre esagerando, Moreno, dovete dividere tutto per 10 o per più. No, comunque sono un pochino un appassionato, sì. Beh, perché io scopro che in certi piccoli fiumi della Liguria, come il Vara per esempio, quando non senti più le autostrade che intorno, il villaggio eccetera, ho fatto delle fotografie dove lo puoi scambiare quasi con l'Amazzonia, ci sarà qualche notevole differenza. E c'è anche qualche serpente che trovi nell'acqua, per trovare voi. Però è una piccola esperienza. Racconta dello squalo ora. Questo è un fatto citato anche dai giornali, parliamo ormai di una trentina di anni fa. Andavo d'inverno proprio a Reco, nel golfo Paradiso si chiama, e quando sento, stavo rientrando a riva, c'era un po' di tramontana, un po' di bolina diciamo con windsurf, e vedo dalla strada lì vicino, che io vedevo era poco distante dalla riva, dei ciclisti che si fermano e mi facevano dei segnali. Ho detto, va bene. Dopo un po' arriva un elicottero sulla mia testa e mi fanno dei segni così, io non sapevo, ho detto qui mi fanno una multa perché magari non ho salvagente. Poi di nuovo i ciclisti mi fanno il segno di venire a terra, sono sceso a terra, mi dicono ma sa che lei c'aveva dietro una pinna con lo squalo. Forse magari sarà stato, a volte ci sono i pesci luna che hanno una pinna fatta allo stesso modo. Comunque meno male che non l'ho vista, perché il giorno dopo il giornale Ligure, di cui ho ritaglio, dice gruppo di surfisti attaccati dagli squali riescono a salvarli. Questi sono un po' anche giornalisti.
Comunque, la copertina di Atlantico che ci trovavamo prima mostra Zagor che combatte con lo squalo, lui ha detto l'ho fatto tante volte. Allora, no, a questo punto chiamiamo Sergio. Sergio deve venire qua, perché sennò... Allora, abbiamo parlato con i due principali interpreti delle sceneggiature di Sergio, adesso facciamo parlare Sergio. Facciamo che Sergio, veramente le domande le fate voi, e chiediamo a Sergio... Perché Sergio ha molto più da dire. Per far vedere che siete giovinotti e combattete con gli squali, l'altro col coccodrillo, poveri, chi aveva sentente. Ognuno ha una sua bestia, va bene, io ce l'ho con le zanzare, io tutto con le zanzare non riesco a combattere. Mi sento, ma mi considero tradito dai miei autori perché, ripeto, io ormai sono un pensionato che alla fine del mese passa in azienda, raccatta i soldi dal cassetto e va a fare, non so, il massaggio non si può dire in questi tempi perché è pericoloso, quindi non si sa mai che poi domani scopriamo che invece dei massaggi c'era un soio. Di solito c'è una brasiliana, vero? Vabbè, quindi io non faccio i massaggi, ma faccio delle saune e reagisco al freddo prendendo delle pasticche. Io ho già preso due pasticche da quando sono arrivato qua e quindi speravo di essere ben rappresentato, e lo sono stato, da altri autori. Tra l'altro vedo anche là in fondo che non è stato coinvolto Mignacco, che per esempio anche lui è uno che i suoi danni nell'azienda li ha fatti. Buongiorno a tutti. E quindi no, ma io non voglio annoiarvi anche per quello, non sono intervenuto perché io sono in pista ormai da mezzo secolo. Molti di voi saranno anche annoiati a furia di sentirmi parlare, con molti di voi ho mangiato pizze sempre parlando e quindi non volevo infierire ulteriormente e pensavo che le vostre domande andassero fatte, non so, a Mignacco. Già Mignacco perché per esempio non ha freddo, io c'ho sul paltò, quindi è già una domanda buona, e questa qui la Bonarda, ma la Bonarda l'ho bevuta anch'io, no? Vabbè. Quindi che dire, vabbè.